da poco, se hai a che fare con una persona, salutiamo anche Roxy Rosa. Allora, ci sono alcune cose da prendere in considerazione. Allora, intanto, devi fare una cosa fondamentale, devi fare un atto d'amore per te stessa, perché spesso se, diciamo, accetti il fatto che una persona ti dia poco, è perché, salutiamo anche Daniele, la nostra Greenettina, Green Apple, se accetti il fatto che una persona non ti prende in considerazione, non ti dia attenzioni, non ti chiami, non ti telefoni, non ti cerchi, non si è interessato a te fondamentalmente, probabilmente la prima cosa che devi fare, cara vecchia malgasciona, è metterti davanti allo specchio. Sembra strano, ma salutiamo anche Barbie, ti devi mettere davanti allo specchio. Questo è un punto fondamentale perché devi guardarti con amore e concentrarti su quello che di più bello hai. Sicuramente magari non sei una super figa, ma qualcosa di buono ce l'avrai. Magari avrai il culo basso, magari avrai le tette flaccide, però diciamo che qualcosa di buono ce l'avrai, indipendentemente dall'età. Quindi guardati nello specchio e cerca di capire che cos'hai di buono, che cos'hai di valido, quali sono le cose che sono veramente buone, veramente valide per te. Questo è un punto fondamentale. Ho riempito un quadernone. Bene, bene, brava, brava. Credo che sia il primo punto fondamentale, il primo punto importante. Da notare, diciamo che ovviamente il concetto di bellezza è un concetto soggettivo, è un concetto relativo. La bellezza non è soltanto un qualcosa di statico, ma è un qualcosa di dinamico. La bellezza diciamo, dipende anche proprio dal modo di fare, quindi cerca anche di muoverti davanti allo specchio. È ovvio che se cammini come un carabiniere, diciamo, un bersagliere, beh, diciamo che vuol dire che tanto bella non lo sei. Cerca anche di tenere presente un altro fatto fondamentale, che la sensualità non ha nulla a che vedere con la volgarità. Ci sono donne, ad esempio, nei social che esibiscono cosce, tette e culo pensando di essere belle, pensando di attrarre gli uomini, ma è evidente che se tu ti metti lì e esibisci cosce, tette e culo, magari sei una culona, sei una tettona, magari sei pure, diciamo, un po' sovrappeso, beh, è evidente che, come dire, ostenterai volgarità. Non ostenterai sicuramente femminilità e sensualità. Quindi guardati nello specchio e cerca di migliorarti, cerca di apparire più sensuale, più seducente. Questo è un punto fondamentale, no? Poi un'altra cosa, la triade mistica, esatto, la triade mistica, cosce, tette e culo. Questo è un punto fondamentale. Beh, poi diciamo, come possiamo dire, l'apoteosi, sì, l'apoteosi si trova su TikTok, no? Salutiamo anche Betty, dove su TikTok c'è la vecchia che balla. La vecchia balla su TikTok, ci sono delle scene che sono orripilanti fondamentalmente. Ma la cosa veramente assurda è che queste pensano di essere sensuali, pensano di essere seducenti, pensano in questo modo di poter attrarre, diciamo, uomini, di poter sedurre uomini. Salutiamo anche Sissi. Quindi invece cerca di valorizzare quelli che sono i tuoi punti di forza. È molto importante valorizzare i propri punti di forza, è molto importante questo. E diciamo, ed è anche molto importante per una donna, diciamo, sviluppare il suo carattere, però quindi devi cercare di sviluppare un carattere forte, una personalità forte, perché salutiamo Light, se tu sviluppi un carattere forte, una personalità forte, sicuramente gli uomini prenderanno
perderanno la testa, anche per donne che non necessariamente sono bellissime. Salutiamo Rosy, donna cuciniera. E questo è un punto fondamentale. Le donne per cui gli uomini perdono la testa non sono necessariamente bellissime, ma dai loro modi di fare comunque emerge sicurezza, emerge diciamo la capacità di esprimere diciamo femminilità. Salutiamo anche Fabrizio. Quindi una donna di carattere, sicura di sé, con una vita interessante, diciamo, non si accontenta di uno che le dà qualche briciola e basta. Quelle che si accontentano di qualche briciola e basta, beh, poi ovviamente il concetto di briciola è molto relativo, no? Dipende sempre da quello che tu cerchi, dipende sempre da quello che tu vuoi. Ognuno ha le sue caratteristiche fondamentalmente. Quindi devi imparare a sviluppare, diciamo, il carattere. Il carattere è un punto fondamentale. Poi c'è un'altra cosa che, se vuoi evitare le briciole, devi sviluppare, che è un qualcosa che si chiama dignità. Molte di voi non hanno dignità, non avete dignità, molte donne non hanno dignità, perché magari vengono lasciate e queste passano tutto il tempo a parlare delle altre, a parlare degli ex, delle persone che le hanno lasciate. Passano tutto il tempo, scrivono, anche se ne parli male, anche se stai a parlarne male, anche se fai queste cose, vuol dire che tu non hai dignità, perché ce l'hai in testa. Oh, salutiamo la nostra Caran Pagnocca, la nostra Patrizia Perotti, una donna di una certa età che però sa dimostrare femminilità. Come vedete, la femminilità anche in età avanzata si può dimostrare, come fa la nostra Patrizia Perotti, anche in tarda età, diciamo. Scherzo ovviamente, Patrizia, scherzo, scherzo. E quindi dobbiamo tenere presente che la dignità è la qualità più affascinante di una donna, ma anche di un uomo ovviamente. Senza dignità non vai da nessuna parte. Non dobbiamo confondere la dignità, diciamo, con un orgoglio smodato. Non c'entra niente l'orgoglio smodato. L'orgoglio smodato non ha nulla a che vedere con la dignità, fondamentalmente. Se nel rapporto, diciamo, nelle relazioni sentimentali affettive, tu metti da parte la dignità, praticamente sarai uno zerbino. Salutiamo anche Pink. Sarai uno zerbino. Se tu non metti da parte la tua dignità, sarai uno zerbino. E una volta che, diciamo, un uomo ti mette l'etichetta zerbina, ma questo vale anche per gli uomini ovviamente, vale sia per gli uomini che per le donne, praticamente tu perderai completamente ogni possibilità di affascinarlo. Tra l'altro ricordo che chi volesse approfondire poi proprio i concetti di imprinting, ma anche le strategie di PNL che sono necessarie per sedurre, per conquistare, chi vuole farlo in modo matematico, studiando proprio le mappe mentali delle persone, studiando proprio tutte le capacità, può su questo canale fare l'abbonamento base. Perché con l'abbonamento base tu potrai partecipare ai miei seminari, che ti daranno veramente enormi chance di migliorarti, ti daranno veramente enormi chance per diventare una persona migliore, quindi sviluppando proprio le capacità di creare. Salutiamo anche Crazy Roby, sviluppando proprio anche la capacità di creare delle connessioni molto molto forti, comprendendo quelle che sono le mappe della mente dell'altra persona e quindi agendo nel modo giusto. Quindi dicevamo, quindi fai l'abbonamento base! Quindi dicevamo, quando una donna, diciamo, si trasforma in uno zerbino, in una donna bisognosa, donna lagnosa, donna bisognosa, beh, perderà ogni chance, perderà ogni possibilità di valere qualche cosa. È evidente che questo è il punto fondamentale. Ma c'è di più. Non basta a livello caratteriale, e questo è un punto fondamentale, salutiamo anche Dog. A livello caratteriale non basta soltanto, diciamo,
A livello caratteriale, bravo Crezi, a livello caratteriale non basta soltanto avere dignità, serve anche avere entusiasmo. L'entusiasmo, entheosiasmos, è una parola che deriva dal greco e significa essere connessi col divino dentro di sé, entheosiasmos. L'entusiasmo rende le persone coinvolgenti. È ovvio che se tu cammini, ad esempio, anche il body language, no? Se tu cammini con, per dire, un passo strascicato, quante volte vedi delle donne che camminano con un passo strascicato, anche uomini ovviamente, biascicato, quando parlano biascicano, biascicano. L'unico biascico è quando fai qualche cosa, però diciamo quando fai qualche servizietta allora puoi biascicare, ma altrimenti non devi biascicare. E comunque possiamo dire che se cammini con un passo, diciamo, biascicato, strascicato, le persone ti vedono come una poveraccia, come una disgraziata, no? E poi anche le donne annoiate, essere senza entusiasmo significa essere annoiate. E tieni presente una cosa fondamentale, che le donne annoiate annoiano. Le donne che ripetono sempre le stesse cose, no? Ci sono quelle donne che continuano a ripetere sempre le stesse cose, ripetono le stesse cose, ma si vede anche nelle chat, ad esempio, no? Ci sono donne che continuano a dire esattamente le stesse cose, che tu le ascolti una volta e praticamente come se le avessi ascoltate per sempre, no? Ripetono, ripetono in modo pedissequo, in modo ignorante, diciamo, sempre le stesse cose. Ora, se una persona ripete sempre le stesse cose, è una persona noiosa e le persone annoiate annoiano. Salutiamo anche Gabriella. Questo dobbiamo tenerlo presente. Ci sono persone che hanno questa caratteristica. Invece, una persona che sa mostrare entusiasmo, entheosiasmos, anche per le piccole cose, beh, è una persona che, diciamo, che non si annoierà mai, perché la vita è piena, come diceva giusto Crezi, di tante cose. Dobbiamo trovare sempre le cose migliori, le cose che ci danno energia. Quindi dobbiamo cercare di diventare curiosi, la curiosità di interagire con le persone, la curiosità è fondamentale se vuoi attrarre, se vuoi conquistare, se vuoi far innamorare di fatto gli uomini. Ma anche il fascino, fascino e bellezza non sono sinonimi. Sviluppare fascino è fondamentale. Ma poi quello che suggerisco io è un'altra cosa molto importante ed è la capacità di giocare. È vietato prendersi troppo sul serio. Un atteggiamento giocoso è molto importante nella seduzione, è molto importante per farti percepire come donna di valore, farti percepire come donna di qualità. Il gioco non vuol dire, il gioco vuol dire leggerezza, umorismo. Ci sono donne noiose, donne tedianti, donne pesanti, donne, diciamo. Non è solo che hanno l'alito pesante, sono proprio pesanti loro. Ovviamente c'entra anche un buon appeal fondamentalmente quando vedi una donna, quando vedi, cioè devi anche tenerti in forma, però anche in tarda età, come siete voi, le donne che conservano la voglia di giocare, di ridere, di divertirsi, sono più affascinanti, quindi riescono a dare il meglio di se stesse fondamentalmente. È ovvio che devi, per non annoiarti, devi avere delle cose da fare, no? Quindi cerca di essere curioso nella vita. È ovvio che se ti aggrappi come una malga cozza, se ti aggrappi a quella persona come se tu fossi una malga cozza, come soltanto quella persona, perché, e quindi tutta la tua vita, diciamo, di merda fondamentalmente gira intorno a una persona e praticamente non hai tante chance, non hai tante possibilità e bisogna tenere in alto la bandiera, come anche gli uomini devono riuscire a tenere in alto la bandiera, come dice, diciamo, Patrizia Perotti. Perché se tieni alta la bandiera,
La nostra Patrizia Perotti, poi, da questo punto di vista, è una buongustaia e apprezza la bandiera che sia sempre alta. E poi salutiamo Keizà. E quindi comincia a innamorarti di te stessa, comincia a innamorarti, diciamo, comincia a innamorarti delle persone che sono persone che si comportano nei tuoi confronti in modo, come dire, positivo, no? Quindi l'innamoramento non è soltanto da un punto di vista sentimentale affettivo, bisogna innamorarsi fondamentalmente della vita. Beh, un uomo, ad esempio, domani sera al Saitta, domani, che giorno è domani? Domani è domenica, domenica al Saitta, quella più giovane, 85 anni. Io mi ricordo, andavo al Saitta quando c'era il tango, andavo il giovedì sera al Saitta, qualche anno fa, prima del Covid, c'era il corso di tango al Saitta, al piano di sopra, a Crezi, c'era il corso di tango, e al piano di sotto, invece facevano liscio, cioè mix di tutto. Io andavo al piano di sopra, però passando vedevo il piano di sotto e era veramente, come dire, la morte in vita. Comunque, un uomo, ad esempio, deve essere un leader, cioè un uomo, una donna anche, ma meno, un uomo deve diventare un leader, deve diventare padrone del suo destino. Un uomo deve mettersi alla guida di se stesso, fondamentalmente. Se, diciamo, essere leader è un punto molto importante, è un punto fondamentale. Nelle relazioni sentimentali e affettive che sono insoddisfacenti, perché tu in qualche modo, diciamo, ti abbassi a, diciamo, ad accettare l'inaccettabile, perché dopo un po' ti sentirai svilita, dopo un po' ti sentirai con una bassa, diciamo, energia dentro, perché l'energia dipende da quello che vogliamo fare, no? Se ti lasci che i tuoi sentimenti vengano calpestati, osteoporosi dance, stasera osteoporosi dance, se tu lasci che i tuoi sentimenti vengano calpestati, e beh, praticamente non avrai chance, non avrai possibilità. Questo dobbiamo tenerlo presente. Vabbè, ma magari una vecchia arzilla, un'ottantenne arzilla, crezi, magari ci sta. Poi, ecco, un'altra cosa fondamentale che secondo me, per, diciamo, per non essere prevedibile, devi essere un po' misteriosa. Una donna non dovrebbe mai avere troppa fretta di rivelare tutto di sé dei primi incontri. Ci sono uomini che dopo 5 minuti sanno di che colore le mutande, per dire, no? Dopo 5 minuti sanno di che colore le mutande. Questo non va bene. Devi praticamente imparare a mantenere un po' di mistero, fondamentalmente, no? Poi, soprattutto se sei anziana, fondamentalmente, l'osteoporosi, grande green, se sei anziana, diciamo, è inutile che vai in giro vestita come un troione da corsa, fondamentalmente, no? Devi cercare di essere, come dire, adeguata, no? Quindi essere un po' misteriosa. La familiarità, tieni presente che genera noia. Ecco, un'altra cosa che devi evitare assolutamente di fare, perché verrai scartata, verrai considerata come una cartuccia sparata. Allora, se tu vuoi essere una cartuccia sparata, devi essere totalmente prevedibile. Devi essere una donna totalmente prevedibile, è come una cartuccia sparata. È come una che non perde completamente il suo fascino.
La seduzione, diciamo, la seduzione riguarda, come possiamo dire, il mistero. Non devi neanche essere una, come possiamo dire, una portinaia, no? Le portinaie, quelle che spettegolano, quelle che fanno questo, quelle che fanno l'altro, non ottengono o non ottengono nessun risultato. E la seduzione, diciamo, la seduzione è, come possiamo dire, è anche nel mistero, è anche nel saper creare dubbi. Esatto, una cartuccia sparata e spanata, perché le cartucce quando vengono sparate vengono anche spanate. Certo, devi cercare di preservare un po' di mistero, no? Mentre invece ci sono donne che già dopo 5 minuti tu sai praticamente tutto, insomma. Questo dobbiamo tenere presente, è un punto fondamentale. Poi, altre cose, quando una persona ti dà le briciole, tu devi imparare a dire di no. Cioè, le briciole non vanno accettate, perché è ovvio che c'era Marilyn che diceva che non è una formica, ma è una donna, tra l'altro. Tra l'altro Marilyn metteva dei target anche alti, no? Quando una, diciamo, un giornalista, no, intervistò Marilyn Monroe e gli disse: ma come mai lei non si innamora mai di un catramista, non si innamora mai, che ne so, di un artigiano, di un catramista, di un qualcuno del genere, ma si innamora solo di presidenti degli Stati Uniti, grandi industriali, eccetera, eccetera. È evidente che Marilyn rispose: ma perché io quegli altri manco di più in considerazione? Cioè, il problema è, non è innamorarsi, tu, il catramista o la sciampista, io parlo anche per gli uomini, perché poi ripeto, nulla contro chi spalma il catrame per terra, nulla contro chi fa gli sciampi, cioè quelle che fanno gli sciampi, diciamo che a me, per me sono totalmente indifferenti, no? Le sciampiste non mi fanno, non mi servono, diciamo, ma i catramisti invece sì, perché l'asfalto comunque, pur diciamo contrastando un po' la natura, comunque è utile. Ma quindi sono due metafore fondamentalmente, no? Catramista e sciampista. Però il concetto è che perché ti innamori dei catramisti? Perché tu li prendi in considerazione, no? Invece non dovresti neanche prenderli in considerazione. E questo è un punto fondamentale. Le sciampiste vanno alla Caritas, bravo, bravo Crezi. Quindi devi imparare che se uno è un catramista, arrivederci, grazie, ciao, ciao ne. E questa è un'altra cosa fondamentale. Ma poi ci sono altre cose che dovresti imparare a prendere in considerazione, cioè le persone positive, diciamo così, hanno la capacità di attrarre perché sono ottimiste. Una persona ottimista è una persona che vale, è una persona che trasmette buon umore, quindi non ha altra cosa da fare. E poi essere passionale. Cioè le fighe di legno, salutiamo anche Deborah, le fighe di legno non vanno bene, ma neanche i troioni da corsa. Ecco, ci dovrebbe essere un mix, dovresti essere un mix. Questo lo diceva anche il Buddha fondamentalmente, salutiamo anche Lia, lo diceva anche il Buddha, no? La via di mezzo è la cosa giusta, quindi se tu vuoi essere una persona che si può, una donna amabile fondamentalmente, amabile e capace, cioè nel senso di essere capace di farsi amare e non vuoi essere semplicemente una cartuccia che quando viene sparata una volta non viene più presa in considerazione, diciamo devi sviluppare la via di mezzo tra cioè né essere un troione da corsa né essere anche una figa di legno. Quindi diciamo che una donna con passione, ma passione non soltanto nel sesso, una donna che sia passionale nella sua vita. Le donne più seducenti, diciamo, sono quelle che sono anche raffinate, che sono anche creative. Cioè una donna creativa, perché la creatività, certo, è anche una caratteristica maschile, ma la creatività è una caratteristica che dovrebbe essere femminile. Per dire, adesso abbiamo qua la nostra Betty che lo fa di professione, però una
una donna che si intende di arte, che, perché sono cose femminili che piacciono, magari che sa dipingere o sa, ha qualche caratteristica di creatività, si interessa anche a qualcosa di creativo. Beh, questo affascina fondamentalmente, no? Affascina moltissimo, mentre invece la maggior parte delle donne è grossolana, no? Ci sono tante donne che sono grossolane, tante donne che sono, diciamo, sgrezze, no? Le donne sgrezze, le donne che urlano, le donne grossolane. Questo tipo di donne qua sono il canto del cigno della seduzione, questo tipo di donne qua sono il bacio della morte della seduzione. Allora, se tu vuoi essere il bacio della morte della seduzione, diventa una donna grossolana, diventa una donna, diciamo, diventa una donna, beh sì, ricamare, cucire, cucinare, sono tutte cose, tutte attività che se fatte con passione, se manifestano la passione. E questo è un punto fondamentale. Intanto ringrazio Roxy Rose. Ricordo a tutti che chi volesse poi approfondire le tematiche della seduzione, le tematiche per sviluppare le capacità di conquista, potete fare l'abbonamento al canale. Con l'abbonamento base avrete veramente la possibilità di migliorare le vostre chance nella conquista, avrete sicuramente la possibilità di diventare più efficaci nella comunicazione, più efficienti nella comunicazione, avrete sicuramente la possibilità di sviluppare tante caratteristiche anche positive. Questo è un'altra cosa molto importante che vi esorto a fare. Quindi tenete presente questo, quindi le donne seducenti sono quelle che sanno creare desiderio e sanno insinuare il dubbio di soddisfarlo. Questo è un punto fondamentale. Rifletti su questo tema. Una donna che sa sedurre, una donna che sa sedurre è una donna che ha questa capacità di saper suscitare desiderio, saper suscitare desiderio e insinuare il dubbio che forse tu non potrai soddisfare questo desiderio, perché il desiderio insoddisfatto, le fantasie insoddisfatte, beh, sono quelle che fanno impazzire gli uomini, no? Questo è un punto molto importante. Out of box sarà fuori dalla scatola, fuori tema, insomma, out of box. Abbiamo qua la nostra Grinettina, Green Apple, che è la top esperta di inglese. Out of box credo che sia fuori tema, no? fuori del seminato, insomma. Comunque, questo è un punto fondamentale. Le donne più seducenti hanno questa caratteristica. Ovviamente dovete mantenere l'asticella alta. Mantenere l'asticella alta cosa significa? Che dovete, come dire, non dovete sempre, diciamo, attribuire, non dovete piangervi addosso. Ci sono delle donne che si piangono addosso, no? Che iniziano a dire, ma questi qua sono traditori, ma questi qui sono truffatori, ma questi qui sono disgraziati. Un pensiero laterale, creativo, out of box, creativo, fuori del comune, esatto, bene, out of box, quindi il pensiero laterale di De Bono. Pensiero laterale è un pensiero che non segue una logica, De Bono è uno che segue la logica, che non segue la logica, quindi ci sono tante cose legate ai pensieri laterali, al pensiero laterale che sono molto utili. È un punto fondamentale questo, e dobbiamo tenere presente questo fatto che, diciamo, come possiamo dire, devi alzare le quotazioni, attribuite a voi stessi un elevato valore, vietato piangervi addosso. Ci sono donne che si piangono addosso, che continuano a dire ma quello era un libertino, quello era qua, quello qui, na, si piangono addosso, vietato piangersi addosso,
Piangersi addosso è il canto del cigno della seduzione. Piangersi addosso è, come possiamo dire, il bacio della morte della seduzione. Invece tu devi imparare a non piangerti addosso. Basta, esatto, acciughe in salmoio. Comunque, se ti prendi l'acciuga in salmoia, devi evitare, diciamo, di lamentarti poi che sono salate. Perché voi siete così. Vi innamorate del libertino e poi ve la prendete che vi fa le corna. E come dire, vi innamorate del catramista e poi ve la prendete che vi tratta, diciamo, da una, come dire, sciampista. Ma perché il catramista agisce in questo modo? Questo è il modo di fare le cose, come agisce il catramista. Dobbiamo tenere presente queste cose, no? Per fare breccia bisogna anche avere anche un bel sorriso. Diciamo che il sorriso è un altro punto fondamentale. Se tu non sai sorridere, beh, difficilmente riuscirai a conquistare qualcuno. Il sorriso dice più di tante parole, quindi impara a sorridere, impara il body language. Tra l'altro, a proposito di body language e di programmazione neurolinguistica, la programmazione neurolinguistica è molto utile per imparare, diciamo, le strategie che fanno innamorare, le strategie che coinvolgono. E quindi chi volesse approfondire la tematica, diciamo, della PNL può fare l'abbonamento base, perché al lunedì e al giovedì alle 18:45 sul canale potrete fare, diciamo, seguire tranquillamente, come possiamo dire, queste cose. Potrete tranquillamente, diciamo, imparare fondamentalmente tutte le strategie di PNL. Bene, detto questo, mi raccomando, perché in questo modo eviterete di avere le briciole, quindi mando un saluto a tutti e mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video.